Continua la zona rossa in Campania. Le restrizioni imposte dal governo creano però malcontento tra i cittadini, stanchi ed esasperati ancora di più nella settimana che precede le festività pasquali. Io vedo comunque gente per strada, quindi o è zona rossa o non è zona rossa, cioè non lo so. Si esce, i controlli non ce ne sono e comunque siamo stanchi tutti quanti. Io penso che comunque, per quanto le persone possano essere esasperate, bisogna comunque continuare a fare dei sacrifici. Ci sta questo comitato tecnico scientifico che, a mio avviso, dà dati e numeri che si possono solo giocare a lotto. Siamo governati da un governo che non ci tutela sotto nessun aspetto e non abbiamo nessun modo di ribellarci, perché siamo in una dittatura praticamente. Secondo lei si poteva fare qualcosa di diverso per evitare questa zona rossa così pesante per i cittadini? Allora, la zona rossa si doveva fare molto prima. Adesso dobbiamo essere tutti coerenti, educati a rispettare. Basta. Sì, la gente non ce la fa più, però credo che questa sia l'unica cosa da fare per poterci salvare. Purtroppo la situazione è questa. Ci stanno tanti pazienti che stanno ricoverati, gente che sta morendo. Il fatto che rimaniamo russi, cosa penso? Forse sarà un bene.